L'Abruzzo ha rimesso in ordine i conti della sanità ed ora può iniziare a ragionare su come ridurre le tasse. Il presidente della regione Chiodi ripete il concetto da diverse settimane. Stavolta a rafforzarlo c'è l'esito positivo del tavolo interministeriale di monitoraggio sulla sanità tenutosi a Roma lunedì. Così, mentre le altre regioni italiane che hanno il commissario o sono in piano di rientro hanno chiesto e ottenuto dal governo l'inserimento di un emendamento nel decreto legge sulla spending review per poter aumentare fino a raddoppiare l'addizionale IRPEF, l'Abruzzo non si avvarrà di questa facoltà, come farà ad esempio una campagna quasi al collasso. Certificati per il 2011 l'avanzo economico da 36 milioni di euro e quello finanziario da 92 milioni, Chiodi risponde a chi dice che i conti sono in ordine al prezzo di un crollo dei livelli essenziali di assistenza, cosa smentita dai dati, poiché le tre tipologie di LEA, in ambiente di vita da lavoro, quella sanitaria ospedaliera e quella distrettuale, vedono l'Abruzzo mai così vicina ai risultati obiettivo fissati dal governo. Dati che dimostrano anche come nel 2011 non ci sia stato alcun taglio alle risorse monetarie destinate a coprire i costi di primo livello assestati a quelli degli anni precedenti. È stata la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa a fare la differenza, tanto che anche guardando al passato e all'imminente futuro, l'Abruzzo è pronta ad assorbire gli effetti della spending review e tutte le stime sui conti del 2012 presentate al tavolo romano e basate sui risultati del primo trimestre del 2012 vedono previsioni di avanzo che oscillano tra i 15 e i 50 milioni di euro, un motivo in più per far partire il dialogo in sede di patto per lo sviluppo su come abbassare le tasse. Stiamo diventando un caso nazionale, abbiamo ridotto il debito, abbiamo messo in termini, ma non solo della sanità, abbiamo messo i conti in ordine, abbiamo ridotto la spesa pubblica e ci apprestiamo a ridurre le tasse. Noi troviamo l'azione del governo ci sta legittimando di fatto, la nostra azione che è iniziata prima ci sta legittimando e questo significa che anche il governo italiano può farcela, se ce l'ha fatta l'Abruzzo ce la può fare anche Monti. Io infatti gli faccio i migliori auguri a Monti, lo ringrazio perché in una delle riunioni che abbiamo fatto, quando ha saputo questi dati, mi ha chiesto: ma come avete fatto? Io ho detto: abbiamo ridotto la spesa pubblica, e lui ha detto: sì, quello è l'unico sistema vero.